benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo dinanzi alla saletta. Questo luogo è un luogo importante per il convento di San Giovanni Rotondo, perché qui Padre Pio incontrava le persone, degli ospiti. Era anche un luogo dove si intratteneva anche a colloquiare con i suoi confratelli. E come ci racconta la cronistoria del convento, questo luogo era un luogo che nel primo periodo, dal 1910 al 32, era un luogo abilitato come camerata dei giovani seminaristi, e poi in questa sala si intratteneva con i confratelli per la ricreazione, ecco, dando dei piccoli pensieri. E proprio qui, si tratta di un episodio che ha ascoltato da padre Tarcisio da Cervinara e poi raccontato nel suo piccolo libricino Detti aneddoti su padre Pio, proprio padre Costantino Capobianco, ha ascoltato un'espressione, un'affermazione di padre Pio da Pietrelcina, e lui disse, erano proprio qui, dicono che Napoleone faceva 4 cose insieme, io ne faccio almeno 3, diceva padre Pio, e questo appunto servirebbe anche a capire come tra le tante occupazioni padre Pio riuscisse anche a recitare 33 e anche più rosari di 15 poste al giorno. Ancora in un'altra espressione fu anche lo stesso padre Agostino da San Marco in Lamis che raccontò ad un suo confratello, padre Clemente da Postiglione: se le pietre sapessero cosa vi è in padre Pio, piangerebbero di commozione. È una bellissima espressione, una bellissima frase detta poi da un frate, racconta padre Clemente, che era fin troppo sobrio nel parlare di padre Pio, e poi dall'altra parte ci ha regalato, ci ha donato un diario ricco di racconti, aneddoti e fatti meravigliosi della vita di padre Pio. Un altro episodio che ci fa capire quanto sia grande la spiritualità di padre Pio è quello legato al fatto che un giorno padre Pio chiese alla sua figlia spirituale dove abitasse a San Giovanni Rotondo, e lei era un po' sbalordita perché: ma padre, lei è stato da me in bilocazione proprio giorni fa, quando mi ha confortato in quel periodo drammatico che stavo vivendo. E padre Pio rispose: io vengo solo a vedere l'anima.